Sai come scollegare la batteria della tua Vespa, della tua moto o della tua auto? Cioè, lo sai davvero? Sai quale cavo scollegare per primo, se il positivo o il negativo? E sai anche perché? Questo. So che sembra banale, e ignorare quello che stai per ascoltare potrebbe farti saltare la batteria, come è successo a me. In questo video ti spiego come e ti spiego perché. Sul sito www.soleunofficina.com trovi anche dei facili schemi che ti aiuteranno a capire meglio. Tempo fa decido di fare una pulizia approfondita della scatola filtro della mia moto, perché facendo enduro, polvere e fango arrivano un po' ovunque e ogni tanto ci vuole. Tolgo la sella, tolgo il coperchio dell'airbox e isolo la batteria. Scollego il positivo, mi giro per prendere una chiave e vengo pietrificato dal rumore di una scarica elettrica. Guardo la moto per capire cosa sia capitato, ma sembra tutto normale. Decido di ricollegare la batteria per assicurarmi che effettivamente sia tutto normale, anche se ho una strana sensazione. Schiaccio il bottoncino rosso e niente, muta, calma piatta. Che caspita è successo? Ho bruciato la centralina, lo statore, la batteria, ma non ho fatto assolutamente niente. Mi sono solo girato. Che caspita è successo? Provo l'accensione al pedale e parte. E tiro un mega sospiro di sollievo. Prendo il multimetro, misuro la tensione della batteria e leggo 4 volt. Ok, almeno è andata solo lei, ma come caspita ho fatto? Molto semplicemente, quando mi sono girato per prendere quell'attrezzo, avevo ancora in mano il giravite e proprio quel giravite inavvertitamente ha fatto da ponte tra il telaio e il positivo della batteria, mandandole in cortocircuito. Risultato, batteria nuova, andata. Sia chiaro che non è stata sfiga, sono stato leggero e la legge di Murphy ha fatto il resto. www.soleunofficina.com. Vacci ora, perché lì trovi degli schemi che ti rendono queste spiegazioni ancora più facili. Dunque, come si scollega la batteria? Amblimbletta paletta paletta. Per primo, sempre il negativo, dopo, sempre il positivo. Perché è molto semplice, nel tuo mezzo ha due o quattro ruote, o tre, o sei, vai avanti. Tutto ciò che è alimentato elettricamente ha un positivo e un negativo. Tutti negativi, ma proprio tutti, dalle lampade alla centralina, sono allacciati al telaio, che funge da massa comune. Ovviamente anche la batteria è allacciata al telaio, attraverso il suo polo negativo. Dunque, viene da sé che se stacchi il negativo della batteria, stacchi tutti o quasi tutti i negativi della moto. Eh sì, ok, anche togliendo i positivi stacchi tutto. È vero, e puoi farlo. Ma se lasci il negativo della batteria collegato al telaio e ti capita quello che è capitato a me, di fatto mandi tutto in cortocircuito, perché è come se al telaio tu collegassi positivo e negativo. Chiaramente la maggior parte delle volte parte solo la batteria. Tuttavia, altre volte non va così bene. Come si collega la batteria? All'esatto opposto. Prima il positivo, poi il negativo. E metti un po' di grasso per evitare l'ossidazione. Poi il negativo.
sai come isolare correttamente il tuo mezzo dalla batteria. Prima il negativo, poi il positivo. Sai il perché? Ne impedisci il cortocircuito. Sai come ricollegare bene i cavi. Prima il positivo, poi il negativo. E infine un po' di grasso per evitare l'ossidazione. Ora, questo video potrebbe sembrare poco interessante, potrebbe sembrare poco utile, potrebbe sembrare poco importante, ma è esattamente il contrario, soprattutto se sei agli inizi, se sei un neofita o se stai pensando di farlo con le tue mani per la prima volta. Perché queste piccole manutenzioni, col giusto metodo, puoi farle in totale autonomia, conquistando esperienza e coraggio, un passo alla volta, permettendoti di andare sempre più avanti. Prova a immaginarti, oggi è la batteria, domani sono le frecce, dopodomani le ganasce, e senza rendertene conto ti ritrovi a incastrare fascia e pistone nel cilindro. Ti vedi bene, sì?